contro seconda, Beccheri Piacenza contro Agri Bertocchi Orzi Nuovi. L'ottava giornata di campionato prevede questo big match tra due formazioni che sono là in alto, in vetta alla classifica. Orzi Nuovi prima da sola, Piacenza seconda, alla pari di altre tre formazioni. Si tratta di Cento, Crema e Bergamo. 12 punti per Orzi Nuovi, che si presenta forte del suo roster lunghissimo. Sarà anche difficile capire chi sono, almeno a pochi istanti dalla palla 2, i 5 scelti da coach Crotti. Piacenza dal canto suo arriva da due vittorie consecutive, due vittorie maturate nei secondi tempi di queste sfide, e vedremo se questa sera, con un avversario così ostico, riuscirà a dare continuità. Intanto da segnalare il perdurare dell'assenza di capitan Matteo Soragna, fermato nell'ultima partita giocata qui al Palafranzanti di Piacenza per lui un problema muscolare al costato. Starà lontano qualche settimana, viene monitorato giorno dopo giorno e quindi si cercherà di rimettere in campo l'ex argento olimpico il più presto possibile. Mancano veramente pochissimi istanti all'inizio di questa sfida. Le squadre stanno iniziando ad avvicinarsi verso il terreno di gioco, quindi andiamo subito a capire quali sono i quintetti scelti dai due coach. Coach Steffè, vediamo alzarsi Sanguinetti, Magrini, Matteo Samoggia, Rezzano e Banti. Torna quindi a un quintetto più tradizionale il coach triestino. Orzi Nuovi invece si presenta con Scanzi, Ruggero, Cantone, Valenti. Manca il quinto, che però dovrebbe essere Giorgio Piunti. Esattamente lui, fa il suo ingresso in campo mentre sembrava dovesse entrare Matteo Samoggia per Piacenza, invece vediamo Leonzio attorno al cerchio di centrocampo, quindi quintetto più basso rispetto a quello che sembrava essere. Gara che intanto è iniziata, il primo possesso è nelle mani della Beccheri Piacenza. Sanguinetti in palleggio, sfrutta il blocco di Banti, si porta sul lato sinistro, Rezzano scorsicato nuovamente per Sanguinetti, si butta dentro, la palla per Diego Banti che gioca, difficoltà di controllo della palla, scivola, corre Cantone, è già nell'altra metà campo Orzi Nuovi con Scanzi che chiude il palleggio, trova Piunti, spalla canestro contro Magrini, ma arriva molto bene Banti, bravissimo, poi conclusione sbagliata da Scanzi, però alla fine i due punti arrivano perché Rudy Valenti, giocatore esperto e talentuoso, ha conquistato un rimbalzo offensivo e appoggiato al tabellone. Piacenza attacca con Sanguinetti che, vedete, ha un cerotto in testa, un problema nell'ultima partita di campionato, tiro sbagliato intanto da Magrini ma rimbalzo di Leonzi, dicevo di Sanguinetti, un taglio nella partita di Alto Sevino alla testa che gli ha dato non pochi problemi anche in settimana. Altro tiro sbagliato da parte di Piacenza che ha però il nuovo possesso, lotta come un leone Mattia Magrini. Palla quindi per la Beccheri dopo un minuto di gioco, situazione di 0-2. Si fa vedere Sanguinetti, è lui a ricevere contro Cantone, poi alla fine il cambio difensivo porta sostanzialmente, il cambio difensivo fa premia Piacenza perché Banti viene servito magistralmente da Sanguinetti. Di parità, Steffi chiama subito la zona, è una 2-3, vediamo come l'attaccherà Orzi Nuovi. Ruggero va da Scanzi, mette palla a terra contro avanti, poi passaggio in uscita per la sbagliata da parte di Cantone, ma c'è un rimasto offensivo per Orzi Basket, attacca quindi esperto Ruggero, poi Cantone legato in area per Piunti, bravissimo a reggere il contatto, si appoggia a tabellone, corre per la Piacenza con Leonzi, deve fermarsi, è entrata molto bene Orzi Nuovi, si è tutto avanti, spalla cadente contro Rudy Valenti, attacca verso il centro, il calcetto, Mancino,
mettere il ritmo ai lunghi all'inizio della partita. Esegue Piacenza, avanti 4 punti. Finta il tiro Valenti, poi alla fine Ruggero. Grandissima giocata, il tiro è sbagliato, ma era un arresto di tiro da vedere e rivedere per pulizia nel movimento. Bravissimo Leonzio, si mangia al parquet. Corre nell'altra metà campo, deposita 2 punti facili che vengono apprezzati da tutto il pubblico piacentino, che vede la squadra aggredire da subito la partita. Cosa segnale molto importante, perché i problemi in questo avvio di stagione, problemi che abbiamo già detto sono fisiologici per una squadra che ha cambiato così tanto. Segna intanto Ruggero i punti della parità, 6-6, mancano 7-15 in questo primo quarto. Quindi va da Rizzano contro punti. Alla Magrini si aspetta l'uscita di Leonzio, che va dietro la schiena, ha schiacciato terra per Banti. Ah, il tiro è sbagliato, purtroppo alla fine in qualche modo Valenti salva il pallone. Un peccato, perché era un bellissimo movimento quello del numero 15 biancorosso. Cantone va a servire Ruggero, spalla canestro, fa vedere molto bene il contatto e bene arriva a fischiare di grado. Esperito di Ruggero contro l'esuberanza di Leonzio, punito quest'ultimo. Fallo personale, anche primo nella partita di squadra, primo fallo di squadra di Piacenza. Versante da fondo eseguito da Rizzoni, nella mano di scanza si torna da Ruggero. Vedremo tanti possessi passare per le mani del numero 20 in maglia Agri Bertocchi. Valenti finta al passaggio, finta al tiro, poi alla fine la conclusione se la prende, mani morbidissime da parte del lungo ex Vanoli, e altro bene la difesa su di lui, quindi si riparte da Leonzio che va avanti 8 secondi nell'azione, può sfruttare la velocità contro Piunti, lo fa benissimo, appoggio al vetro, siamo 8-9, vediamo Ruggero, grandissima difesa da parte di Massimo Rezzano per costringere la palla persa, una persa inusuale per un giocatore come lui, bravissimo Rezzano. Forse più rapido, più veloce a reggere bene con lo scivolamento. Leonzio, che ci aveva consegnato, si butta dentro e porta a casa un altro fallo, questa volta è di Rudy Valenti sul tiro, e quindi viaggio in lunetta per Regno Leonzio. La parità, vedremo questa la seconda soluzione, ma data a bersaglio, seconda conclusione da parte di Leonzo, situazione di perfetta parità ristabilita quando sono passati sostanzialmente 4 minuti del primo quarto. Servito Rudy Valenti, un'incomprensione evidentemente da parte della difesa piacentina, perché c'era un buco nel pitturato. Bravo Ruggero a vederlo, a favorire il proprio compagno. Uscita dal gioco di Sanguinetti, che poi prova ad attaccare contro Piunti, non si riesce a servire Rezzano, che riceve in questo momento contro Cantone. Era pronto Banti a ricevere, arriva il fallo della difesa dell'Alvio Bertocchi, fallo del numero 20 Ruggero, lui è il primo personale, secondo di squadra per Orfimoni. Rimessa da fondo nelle mani di Mattia Magrini. Riceve Banti, ma alla fine gli sporca il pallone e addirittura recupera il possesso Valenti. Attacca Piunti, che si porta a casa un fischio arbitrale a favore del fallo di Massimo Rezzano, e aver sbracciato eccessivamente. Già eseguita la parte di Orzinuovi, Cantone aspetta un compagno, manda via Scanzi perché vuole sfruttare quel quarto di campo,
punti, poi si arriva da Ruggero, si arresta da 3 punti, tiro cortissimo, rimbalzo facile, facile preda di Diego Banti, con Sanguinetti supera la metà campo. Fa sentire il pubblico piacentino mentre seguiamo l'uscita dai blocchi di Giacomo Sanguinetti, il tiro sbagliato, ma lotta ancora una volta Leonzio, altro rimbalzo offensivo per lui, secondo in questa partita. Serie di blocchi per portare Banti nei pressi del canestro. Fade away! Diego Banti, l'avevamo lasciato con i 22 punti segnati a Pisogna contro Alto Sebino. Sembra in ritmo partita anche quest'oggi, già 6 realizzati. Intanto il fischio arbitrale per il fischio, per il fallo, scusate, di Piunti. E quindi c'è un cambio, esce proprio il numero 2. Entra il numero 9, Ricky Perego. Un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, qualità, maniera piena, esperienza, la punta sostanzialmente. Vedremo quale sarà il suo impatto in questa sfida. Intanto Magrini si porta in punta, si aspetta l'uscita di Leonzo che riceve, ma sul reggio non può tirare, quindi Banti con la poderosa stoppata subita da parte di Rudy Valenti, la rimessa comunque nelle mani di Piacenza. Magrini quella da recinto a Banti, Banti non ha cagato di striscio, di mista. Banti che poi aspetta Magrini per il consegnato. Altro fischio, fallo, fallo di Valenti. Buona notizia per la Becker perché è il secondo. Si rialza immediatamente Piunti. Coach Croti ovviamente non può essere soddisfatto, che per qualche minuto perderà uno dei cardini del proprio gioco. L'uomo si è raggiunto in questo momento per farlo in precedenza. Ha fatto diversi modi, quindi dalla seconda, esatto, la prossima situazione di fallo siamo andati. Temi i lacci delle scale, così potrà riprendere a giocare. Sanguinetti in punta, sfrutta il blocco di Banti, resta su di lui Perego, va ad attaccare Sanguinetti, alla fine invece si va da Leonzio. 6 secondi nell'azione, Vicenza ha costruito poco, sarà una situazione estemporanea questa. È bravissimo Rezzano a trovare 2 punti. Insomma, si era arrivati nei pressi dello scadere del 24 senza una reale soluzione. Ben vengono i 2 punti di Rezzano, chiediamo fiducia a una Piacenza che è partita col giusto piglio in questa sfida. Ruggero porta a casa il fischio arbitrale, attenzione perché è secondo di Rezzano e quindi si alza l'ex di giornata Giuliano Samoggia. Giuliano Samoggia che darà minuti di riposo a Massimo Rezzano, vediamo quale sarà il suo impatto. 2 settimane fa qua, su questo perché era stato il miglior realizzatore contro Reggio Emilia, 18 punti se non vado errato, una partita delle sue con conclusioni difficili eppure mandato a bersaglio. Come mandato a bersaglio è il primo tiro libero di Ruggero che con questo trova il suo terzo punto la partita. Seconda conclusione in arrivo anch'essa a bersaglio e quindi siamo nuovamente in perfetta parità. Siamo in zone press, Scrotto senza riuscire a superarla. Magrini guardia destra, situazione di palla, si serve Leonzio, kaboom, triple di Leonzio. Piacenza ha attaccato bene, pochissimi palleggi, circolazione incredibile di palla. Vediamo quale sarà la risposta di Ordinovi che attacca da lontanissimo con Cantone, poi Perico mette palla a terra, il rischio di infrazione di passi, Piunti col tiro complesso, rimbalzo alla fine è stato di Giuliano Samoggia. Torna in attacco Piacenza sul più 3. 3 minuti da giocare in questo primo quarto. Tripla di Giacomo Sanguinetti,
prova a scaldarsi Piacenza. Più 6 Beccheri. Cantone con la palla in mano. Adesso Piunti che guarda il canestro, prende la conclusione, la manda fuori dal bersaglio. Il rimbalzo è stato della Beccheri con Sanguinetti. Adesso il palleggio verso Magrini, aspetta Giuliano Samoggia contro Perego. Difficoltà nel palleggio, alla fine si torna fuori da Magrini. Aspetta il blocco di Giuliano Samoggia. Il cambio difensivo porta Perego sulle sue piste, scivola Magrini che sperava in un fischio arbitrale. Questo non è arrivato. Arriva invece dall'altra metà campo per un fallo difensivo da parte della Beccheri. Fallo che viene fischiato al numero 12, Giuliano Samoggia. Primo personale, cambia intanto Orzinuovi, uscito Cantone. È entrato Momo Touré, ex Olimpia Milano tra le altre. Lo scorso anno in quel di Firenze, la giovane società della Fiorentina Basket, è tornato alla corte di Coach Crotti proprio quest'estate, giocatore di grande fisicità. Vedremo quale sarà il suo apporto. Intanto riceve il consegnato di Piunti che assesta un blocco durissimo su Magrini, poi viene piazzato infallibile da parte di Ricky Perego. Sono i punti del 19-15, sempre avanti Piacenza che attacca con Leonzio sul palleggio contro Ruggero, sfida nuovamente fra numeri 20, scivola ma non arriva la palla persa. Sanguinetti 10 secondi dalla fine, Samoggia si alza da lontano, tiro non colpisce altro che il tabellone. Corre Ruggero, serve Momo Touré, si butta dentro, palla in uscita per Bona che è entrato da poco in questa partita. Bomba di Momo Touré. Orzinuovi è squadra solida, non si è fatta demoralizzare, una volta toccato al meno 6 si riporta immediatamente a meno 1. Intercezione non pulitissima per Leonzio che è in punta contro Ruggero, ma intanto arriva un fallo di Touré. Si andrà al netto perché Orzinuovi ha già raggiunto il bonus. Stessa cosa ha fatto la Piacenza peraltro. Cambio Beccheri, entra Tipo Guerra, Filippo Guerra, che nell'ultima partita veramente ben impressionato, 9 punti, sarebbero potuti essere 11, peccato per quel tap-in sbagliato da un millimetro, l'emozione sulla prima conclusione presa. Comunque giocatore che ha bisogno di esperienza, come che classe 97. Hanno entrato a bersaglio il primo libero Sanguinetti. Il tiro libero, il secondo mi sembra entrerà la realizzazione Matteo Samoggia. Il tiro libero è realizzato, anzi doppio cambio Beccheri, fuori Banti e Sanguinetti e dentro Tempestini, appunto Matteo Samoggia, esordio in questa partita per entrambi. E quindi il solo Leonzio reduce diciamo dal quintetto base. Punti a servire Bona, giocatore che può essere micidiale con la sua bravura nel trovare il bersaglio da tre punti. In questo caso è bravo invece a portare a casa il fischio arbitrale per un fallo. È di Giuliano Samoggia e attenzione, secondo personale. Taglio Bona con il primo tiro libero, siamo sul 21-19, entrati da pochissimo l'ultimo minuto di questo primo quarto. Bona va a realizzare anche il secondo e quindi siamo sul 21-20. Tempestini chiude il palleggio appena prima della metà campo, poi trova Samoggia, servito poi Giuliano Samoggia, Tempestini aspetta un compagno. Si va da Leonzio che guarda il canestro, circolazione perimetrale, Tempestini finta il tiro, lascia partire l'attimo, non trova però il fondo della retina, quindi corre già di là. È stato per Ruggero, rispetto a Piunti, non riesce a consumare la palla, difficoltà Perego a servire in qualche modo Touré, il quale però non ha il giusto angolo per ricevere il pallone. Bravo Guerra a oscurargli la vista, palla persa. Tanto di un
cambio intanto. Cambio Beccheri. Esce Leonzio, rientra Sanguinetti. Contro Touré, ultimi 15 secondi dell'azione, del primo quarto, scusate. Potrà andare fino in fondo la Becchere, quindi fa passare i secondi, siamo 7 adesso. Perego si trova su Sanguinetti, il quale gli tira sulla testa, tiro sbagliato, Samoggia, con rimbalzo, col canestro allo scadere! Giuliano Samoggia per il 23-20, con cui si chiude il primo quarto. Piacenza quindi più 3, trascinato dagli 8 punti di un super positivo Leonzio. Seguono Banti con 6, Sanguinetti con 5. Pronti a tornare in campo, Beccheri sul più 3 contro la capolista Uzinuovi, la quale avrà il possesso all'inizio secondo quarto, confermato il quintetto precedente per coach Steffè, quindi 3 playmaker, Tempestini, Sanguinetti e Guerra, e poi il fratello Samoggia a spartirsi lo spot da lui. Super la metà campo, quindi siamo ufficialmente entrati in questo secondo quarto. Si cerca Bona, il quale non può ricevere. Ultimo tocco del bianco rosso, quindi 16 secondi in questa azione per l'Agri Bertocchi con Zinuovi. Servito Piunti, ma alla fine Piacenza cattura questo nuovo possesso con Tempestini. Guarda Matteo Samoggia, c'è per la fine per il Natale, adesso le Sanguinetti in collegio. Guerra attacca sulla linea di fondo, in qualche modo la palla arriva a Giuliano Samoggia, non senza difficoltà, alla fine ma viene sporcato il pallone a Giuliano Samoggia. 3 secondi nell'azione, Beccheri con la rimessa da fondo nelle mani di Tommaso Tempestini, il playmaker ex Monsulmano. Difficoltà, ha servito Samoggia allo scadere, Matteo Samoggia sbaglia questo tiro, Perego conquista il rimbalzo, può correre le porte. Piacenza si è già schierata, Ruggero sfrutta il fisico contro Tempestini, il quale regge però molto bene, e quindi Piacenza ha un nuovo possesso con Sanguinetti, consegnato per Giuliano Samoggia, palla al fratello, poi la riconsegna, anzi no, difficoltà nel passare la palla, Guerra con l'arresto, la finta di tiro, si riesce nuovamente da Tempestini, mancano 6 secondi, passaggio difficile per Matteo Samoggia che è bravo a far saltare il diretto avversario e a portare in casa il fallo.
giocato sull'azione di tiro, nel frattempo c'è un cambio per il Zinotti, rientra Scanzi. L'esperto di questa categoria già visto in quel di Montichiari qualche anno fa. Ma io sto già prima della risoluzione, della vendita del tempo da parte della società lombarda, va a segno intanto Matteo Samoggia con il primo tiro libero più 4 volte che ha possibilità di andare in questo secondo tiro libero. E non spreca l'opportunità Matteo Samoggia. Sono i primi punti della sua partita. 25-20, vantaggio Vegeri che però in questo momento difende. Attacca Bonara dal palleggio. Alla fine Piacenza non riesce a mettere le mani sul pallone. Perego sbaglia il tiro, Matteo Samoggia rimbalza. Buona difesa piacentina. Sta alzando sempre di più l'intensità, adesso tempestivo. Una zigliarata ancora nei pressi della linea di campo. E il consegnato di Matteo Samoggia che viene letteralmente spostato dai giocatori del Zinovi. E Giuliano qui dal palleggio va a servire il fratello. Si gira molto bene, sbaglia però l'appoggio di mano sinistra. Buona, passaggio per Monture, arriva molto bene Tempestini, la partita si sta accendendo sul, dal punto di vista fisico, soprattutto Ture sta sfruttando alla grande il suo colpaccione per essere all'esterno. Buona, solo da 3 punti, questa volta è sbagliata, rimbalza il fratello di Samoggia, corre Guerra, lancia il fratello Matteo, il fratello di Samoggia che sbaglia il passaggio. Non sa bene cosa fare, arriva la palla persa e arriva poi il fallo di Bona. Attimi di confusione, chiamola in questo modo. Rientra Leonzio, esce un super positivo Guerra. Vediamo se Leonzio ha raffreddato la mano in questi minuti di partita. Tempestini in palleggio, si porta verso il lato sinistro, cerca di liderare Giuliano Samoggia che riceve contro Piunti, fisico contro esperienza, alla fine però si va da Sanguinetti, si allontana per attaccare contro Touré, tira sulla testa da 3 punti, il tiro esce contro, in qualche modo cattura però il rimbalzo, gran passaggio per Matteo Samoggia, più 7 Beccheri. Beccheri che sta veramente approcciando la partita nel migliore dei modi. Servirà continuità nel corso dei 40 minuti, ma quanto visto finora non può che rendere soddisfatto coach Furio Steffè. Piunti, palleggio contro Giuliano Samoggia che tiene molto bene col fisico, alla fine Touré si deve alzare allo scadere. Giuliano Samoggia conquista il rimbalzo, consegna la palla a Tempestini che rallenta, aspetta che i compagni si sistemino, poi cambia di ritmo, si butta dentro e torna fuori dal circuito, palla sempre nelle mani di Tempestini e Giuliano Samoggia contro Piunti, si alza per la conclusione, il tiro colpisce un paio di volte il ferro e poi non trova il fondo della rete. Si sposta sul lato sinistro, ecco direi che prova a farsi vedere, alla fine si va da Piunti, sul quale arriva il fallo di Giuliano Samoggia. Brutta, bruttissima notizia perché è il terzo personale. Infatti si alza immediatamente Diego Vanni. C'è un time out, c'è un time out in più. Grazie.
partita che può riprendere dopo il time out. Scanzi ha ricevuto il suo cantone in punta, poi Piunti nuovamente per Scanzi, che resta fuori dai tre punti perché si cerca Piunti contro Leonzo, poi tiene bene col fisico. Da arriva la palla persa appena prima dello scadere dei 24 secondi, altra eccellente difesa dei biancorossi. Leonzio da Diego Banti, che è partito nel migliore dei modi con 6 punti. Scanza per ottenere col fisico e quindi non arriva conclusione da parte del giocatore biancorosso, si resta con la palla nella mano di Piacenza. Matteo Samoggia! Più 9 Begheri Piacenza. Cantone in palleggio sul cambio difensivo è rimasto Matteo Samoggia, ma il mismatch più importante è quello che abbiamo appena visto, Tempestini contro Piunti. Peccato che Piunti abbia voluto strafare, cercato di sbarazzarsi del play tascabile Maglia Becheri con una spallata non gradita dalla coppia arbitrale. Rimessa da fondo per Piacenza, che dovrà superare la difesa allungata di campo, però c'è un fischio da parte del tavolo perché è un fuori del campo di 6. La lasciare il campo è buona. Ebbene così, 5 contro 5, si può giocare, si può riprendere quindi questa sfida. Va a farsi vedere Tempestini, supera la palla di Cervina, poi a Leonzio, senza deve superare il campo, lo fa proprio con Elio Leonzio, tra finestra da sul canestro, la sfrutta per servire Banti, difficoltà, alla fine grande assist per Leonzio, arrivano 2 punti per Piacenza, che ha la capacità questa sera di leggere veramente tutte le minime disattenzioni della difesa di Orzinuovi. Scanzi a servire Piunti, tutto facile in questo caso, canestro realizzato, ma c'è un fischio da parte degli arbitri, ma semplicemente perché bisogna effettuare la rimessa, la palla non era nei pressi del giocatore biancorosso preposto alla rimessa. Corre Tempestini, spallata di Cantone che prova a sfruttare l'esperienza con questi contatti al limite, sanzionato però dall'arbitro in questo caso. Leonzo contro Scanzi, servito nessuno perché arriva la palla persa da parte di Piacenza, corre Scanzi che si arresta dalla media, 2 punti di classe di Scanzi, continua con la difesa allungata, con la pressione a tutto campo, coach Crotti a superare Sanguinetti, deve reagire Piacenza, adesso Valenti su Sanguinetti, se ne palla in attacco a Sanguinetti contro Valenti e quindi su questo fischio c'è il time out chiesto da coach Steffe che vuole parlarci su.
palle su per la metà campo, quindi siamo nel nuovo attacco di Orzinuovi. Cantone finta al tiro, si va da Scanzi, palla a terra contro Banti, poi palleggio chiuso in qualche modo, si va da Piunti, difficoltà nell'attacco di Orzinuovi, si cerca poi Valenti che allo scadere il tiro viene addirittura sporcato, a nulla vale il suo rimbalzo offensivo. 24 secondi all'infrazione fischiata dagli arbitri, buona difesa bianco-rossa che ha stoppato parzialmente il tiro di Valenti. Non ho sinceramente visto con chi, è stato tutto il collettivo a difendere bene, quindi mi sento di avanzare i complimenti a tutta la squadra bianco-rossa che adesso si porta in attacco con Matteo Samoggia che supera la metà campo, serve Banti che aspetta Leonzo con il consegnato e resta lì per il blocco, no, alla fine questa è lontana, Leonzo vuole attaccare, quarto di campo contro Rudy Valenti, va di adesso al centro, segna e subisce il fallo, meglio Leonzio, porta a casa il terzo fallo di Rudy Valenti. È entrato il numero 6, ingresso in questa esordio in questa partita per Lorenzetti, Antonio Lorenzetti, libero aggiuntivo nelle mani di Ennio Leonzio, lo manda a bersaglio, massimo vantaggio Beccheri, siamo sul più 10, 34 a 24, 3 a 25 alla fine del secondo quarto. Scanzi contro Magrini, prova a sfruttare il fisico, arriva molto bene Leonzio, ma Scanzi è astuto, riesce ad evitare la difesa, quindi trova due punti, porta in singola cifra di svantaggio solo Tempestini. Francesco è quello buono, cerca di uscire dal blocco di Leonzio, che riceve, mette immediatamente palla a terra, è servito Matteo Samoggia, posizione pesante, soltanto Ferro, fischio arbitrale e Scanzi spinto da rimbalzo su Matteo Magrini, due di delivery per il numero 88 in maglia bianca. Con qualche patena Mattia Magrini, ma è pur sempre un tiro libero realizzato. Questa avversaria in maniera più netta, 36 a 26, 10 Vicenza come abbiamo detto nel primo tempo. Cantone, la Pire che viene così nel pallone, quindi si cerca nuovamente Scanzi alla terra del seguito Cantone. Adesso sullo stesso lato si cerca il ribaltamento, per il punto si mette meglio, il tiro è molto difficile, cattura in qualche modo il suo rimasto, ma vanno tutti a terra, fischio per una palla contesa che premia in questo caso meritatamente la vecchia di Piacenza che ha lottato molto bene, e quindi sul più 10 ha la palla in mano. Esce un positivo Tempestini, rientra Jack Sanguinetti. Messa viene sporcata la difesa di Orzino. Il cambio, rientra l'esperto Ruggiero. È stato Mauguretti, è stata la rimessa nelle mani di Leonzio, poi insieme a Giacomo Sanguinetti si supererà in campo con lui, e si è diventato nella zona offensiva bianco-rossa. Banti prova a farsi vedere contro Piunti, attacca a spalla canestro, conquista al centro, poi gira sulla mano Mancina,
Bravo Diego Banti, ottavo punto nella sua partita, giocatore veramente di categoria superiore, lo sta dimostrando sempre di più mano a mano che prende le misure con questa categoria e conoscendo sempre meglio i propri compagni. Cantone si alza da tre punti, il tiro colpisce due volte il ferro favorendo il rimbalzo di Scanzi, si sistema a zona 2-3 la Beccheri, punti da Cantone sul quale scivola molto bene Diego Banti. Peccato che poi il mismatch favorevole per Piunti porti due punti ad Orzinuovi. Siamo sul 38-28. E in punta contro Scanzi, sono sanguinetti, non viene vivo il palleggio, si cerca Matteo Samoggia contro Cantone che prova a far vedere troppo bene un contatto che non era assolutamente così duro. Due punti per Matteo Samoggia, non si fa innervosire, non si fa sorprendere, si trova il 40-28, Cantone con difficoltà nella ricezione per la Scanzi con il palleggio vivo, Piunti pronto nella canestra, ha dimostrato però ad essere pericoloso, questa volta Banti esagera nella recuperata difensiva, allunga un po' troppo il braccio e quindi viene fischiato un fallo, primo personale, il doppio candidato per Coach Crotti, rientrano Piero e Lebone. Escono Piunti e Scanzi, questo semplicemente per far capire quale sia la classe di posizione di Coach Crotti. Sono due giocatori di grande rendimento come appunto Piunti e Scanzi, sono entrati niente meno che Perego e Bona. Richiamato intanto Coach Crotti che si sta innervosendo minuto dopo minuto, alla prossima probabilmente gli verrà combinato il fallo tecnico. Rimessa nelle mani di Bona, comunque resta ancora pochi istanti, serve Perego, Lorenzetti con la lunetta il tiro troppo lungo, troppo forte, è stato facile creare una cavalieri, poi invece è stato sanguinetti, molto lontano, però ora il palleggio butta dentro, porta a casa un fallo, un contatto duro contro Matteo Magrini, contro Ricky Perego su Matteo Magrini. Primo fallo di Perego, il viaggio non è per Magrini, che ha già provato nel percorso detto in precedenza, a secco invece dal campo. Ha segnato Magrini, più 13 Piacenza. Stavolta sbagliato, non va alla fine il tap out di Banti, favorisce il gioco avversario e quindi Bona si butta dentro, arriva intervento falloso da parte di Matteo Samoggia, Manderello mette il numero 11 maglia azzurro, primo fallo Matteo Samoggia, tutto sommato bene così. Realizza Bona, e c'è 2 su 2 per Bona, time out che è la coach Steffi.
le mani di Matteo Samoggia per chiudere il palleggio, perché vuole consegnare la palla a Sanguinetti, lui è superato nel campo. 20 secondi, discrepanza di 5 con il chilometro di 24 secondi. Il palleggio su di lui, arriva Perego dopo il cambio difensivo. Serve Magrini che allo scadere dovrà alzarsi, non va a bersaglio, lottano un po' tutti. Cantone all'ultima opportunità, la consegna a Bona e si alza. La palla scheggia semplicemente il ferro, si chiude sul più 11 per un'ottima, veramente ottima Derby di Piacenza il primo tempo. 41-30 appunto, Leonzio migliore in campo assolutamente, 13 punti per lui, segue Banti con 8, al pari Matteo Samoggia. All'inizio del secondo tempo tra Belgio di Piacenza, Agri, Bertocchi, Olzi Nuovi, situazione di 41-30 maturata nei primi 20 minuti, una superlativa Piacenza trascinata dai punti di Leonzio, Banti e Matteo Samoggia, soprattutto trascinata da una difesa sempre più arcine, attenta ad ogni singolo dettaglio. La speranza ovviamente delle centinaia di biancorossi presente sugli spalti qui della palla franzante, ecco, si continui anche nel secondo tempo che sta per iniziare con le seconde mani di Orti Nuovi. Vediamo il puntetto di partenza di Coach Spezia, che è lo stesso di inizio partita. Ruggero su Panama, Rudy Valenti, poi hanno la Scanzi che attacca contro Banti, nuovamente Scanzi, tira sbagliato al rimbalzo proprio di Diego Banti. Secondo rimbalzo della sua partita, Piacenza torna in attacco con Jackson Brunetti, qualche difficoltà, rischia anche di cadere, però alla fine mantiene vivo il palleggio, attacca contro Valenti che è nettamente più lento di lui. Poi alla fine si va da Leonzio, palla in uscita per Sanguinetti che si avvede dell'avvicinarsi dello scadere di 24 secondi, il tiro non colpisce nemmeno il ferro e quindi palla persa da parte dei biancherossi. L'attacco con il 9, 45 secondi trascorsi, nulla di fatto in questo momento. Cantone non toccare a casa al fisico, l'esperienza. Banti troppo alto sulla le gambe, e quindi corretto il fisico centrale per sempre di conti. Fa vedere Cantone contro Rezzano, ha già dimostrato di saper leggere molto bene con lo scivolamento. Strappa la palla Sanguinetti che corre, no look, serve Leonzio che sbaglia il tiro, ma alla fine proprio Sanguinetti è il più piccolo in campo a conquistare questo rimbalzo, più piccolo, ma non gli manca certo la reattività. Si mette in angolo Leonzio che è liberissimo, sbaglia però la conclusione, si alza istantaneamente il pensiero di questa partita. Attacca Valenti, spalla canestro, fuori per Scanzi, poi Ruggero per Piunti, vuole giocare uno contro uno con Rezzano, un paio di finte, gancetto perfetto da parte sua, fallo antisportivo poi fischiato a Piunti che ha reagito dopo un contatto con Rezzano. Due punti guadagnati sostanzialmente da Massimo Rezzano, e poi sarà anche possesso per i biancorossi. Segno intanto Rezzano col primo tiro libero, ce ne sarà un altro per lui. E
c'è il 2 su 2. 10 per la Vegeli. Ovviamente più 11. 43 a 32. Rimessa per i piacentini. Difficoltà però per la fine, si arriva da Leonzo che apre il palleggio. Difesa molto dura da parte di Ruggero. Palla persa per infortunio di passi da parte di Ennio Leonzo, che dopo essere scivolato si è rialzato in piedi. Quindi Orzi nuovi con la palla in mano. Ora Ruggero cerca Rudy Valenti che cerca più ulti. Alla fine invece si attira Cantone, il quale chiama il taglio di Scanzi. Servito Piunti, si rinnova la sfida con Rezzano, difende duro e fallo del numero 8 biancorosso. Difficile, palla persa da parte di Orzinuovi, corre Magrini che poi si ferma, serve Sanguinetti, finta anche le punte, attacca contro il Cantone, arriva il fallo proprio di quest'ultimo. Salvinetti nel pressione del canestro, si allarga perché è marcato da Piunti, lo vuole battere in velocità, prende molto bene la linea di fondo, poi Leonzio ha spazio, si alza, tiro sbagliato, tap out Diego Banti, gran giocata per favorire poi alla fine Rezzano. Massimo Rezzano, la bomba, vola Piacenza più 14. Scanzi, si cerca Rudy Valenti che riesce a tagliare fuori Banti, trova due punti, ottima fattura. Si muove quindi il punteggio dei bresciani. Il palleggio nuovamente da Rezzano che vuole entrare prepotentemente in questa partita. Altro canestro per lui. Torna quello che finora è il massimo vantaggio, Piacenza, lottano tutti a rimbalzo, alla fine il fischio, vediamo contro chi va, dovrebbe essere Diego Banti, è stato esattamente lui a commettere fallo, su Valenti. Sfida fra numeri 8 tra Valenti e Rezzano, commette infrazione di passi nel tentativo di andare dentro come un ariete Rudy Valenti, infrazione di passi e altra eccellente giocata da parte di Massimo Rezzano con l'ennesimo recupero difensivo. Riceve Leonzio, poi si tenere Giacomo Sanguinetti. Si resta fuori dall'arco dei tre punti con Magrini. Sanguinetti adesso c'è spazio per Leonzio che però preferisce andare da Rezzano che gli restituisce il pallone, ma alla fine Banti sull'errore conquista il rimbalzo, segna il canestro. Piacenza vola più 16 e ora bisogna continuare su questo percorso. Piunti, quel passaggio difficile per Valenti che trova il canestro, c'è anche il fallo. Fallo piedi Banti. E per lui attenzione. Perché il fischiato, il rialzato la paletta del quarto fallo personale.
quindi Banti lascia il terreno di gioco, rientra Giuliano Samoggia. E sono due tiri liberi per Rodolfo Valenti. È un libero aggiuntivo perché ha realizzato nell'occasione precedente il libero, però viene sbagliato e quindi si è messo sul 50-36. Ultimo tocco secondo gli arbitri ed un bianco rosso. Protesta Magrini. Marzano alza invece le mani dicendo: mi fido, non ho visto. Resta la decisione arbitrale, quindi Orzinuovi conquista questo nuovo possesso. Si arriva da buona, schiacciato terra molto bene per Valenti, che non deve fare altro che appoggiarsi al tabellone. E sono ai punti del 50-38. Mini reazione di Orzinuovi. Vicenza deve essere brava a non far rientrare la squadra lombarda. Servito Giuliano Samoggia contro Piunti. Alla fine palla da Sanguinetti che si alza a 3 punti, il tiro è sbagliato, arriva lungo Rezzano per il rimbalzo lungo, per il rimbalzo offensivo e quindi corre scanzi, poi torna in palleggio contro Leonzio, sfida il blocco di Valenti, cambio difensivo, Piunti finta il tiro, cerca di scivolare molto bene con lui Leonzio, arriva poi l'aiuto di Rezzano, Magrini mette una mano sul pallone, altra ottima, ottima difesa piacentina. 4 secondi soltanto in questa azione. Valenti consegna immediatamente a Cantone che si alza praticamente allo scadere, il tiro è sbagliato, vola per le terre Leonzio, alla fine arriva un fischio. Leonzio, l'arbitro richiama Leonzio, dice sta in piedi, basta protestare. Fatto sta, sono 2 tiri liberi per Rodi Valenti. Fallo intanto era di Giuliano Samoggia. Cresce Piunti e rientra Perego. Perego abbiamo visto veramente poco in questa partita, con 10 minuti, 2 punti, 2 rimbalzi, poco più della partita. Intanto Valenti, 50-39, diventa 50-40 quando entriamo nella seconda metà del terzo quarto. Magrini in palleggio alla Leonzio, il quale supera la metà campo con un passaggio per Rezzano, alla fine posterà tutto Sanguinetti che è nuovamente in punta, non si prende questo tiro perché lo serve Leonzio, la palla rimbalza sul ferro e poi esce, prova ad alzare il ritmo Orzinuovi con Cantone, scanzia, attacca contro Magrini, spalla canestro, arriva il Giuliano Samoggia, quindi si va da Perego che va a bersaglio, altro piazzato dalla media per lui, il secondo della sua partita. Orzinuovi c'è, torna meno 8, Sanguinetti in palleggio. Serve assolutamente una risposta piacentina, nuovamente il palleggio di numero 5 Magrini con tanto spazio, il tiro però è lungo, altro rimbalzo di Ricky Perego, Piacenza sta perdendo fiducia nel proprio tiro, cosa che invece non sta mancando a Orzinuovi. Scanzi si arresta, tira, sbaglia per fortuna per Piacenza che con Sanguinetti torna in attacco e lui conduce questa transizione. Palla a terra, non si prende il tiro perché serve Aedo Leonzio, tripla per ricacciare indietro Orzinuovi, 53-42, 3:37 da giocare nel terzo quarto. Perego contro Rezzano, palla fuori, poi Scanzi, gran partenza dopo la finta, Cantone in angolo,
Scanzi, conclusione pesante che va molto lunga, lottano due giocatori di Orzinuovi, gran rimbalzo con passaggio addirittura dietro la schiena di Valenti e poi tripla di Bona. La classe di Bona alla lunga deve uscire. Ecco qui, settimo punto della sua partita, il primo canestro dal campo per lui. Si alza il grido Orzi dal settore ospite. Magrini da Rezzano che si va in angolo da Leonzo che finta il tiro contro Perego che vuole bruciare sul palleggio. Rezzano ha spazio da tre punti a bersaglio. Kaboom! Torna a realizzare Piacenza. Il reantiro però alla fine riesce corto, demarcato da
fare due punti. Sargenti strappa la palla letteralmente dalle mani di Bona. Non potrà andare fino alla fine, 5-6, siamo a seconda discrepanza del cronometro del terzo quarto, quello dei 24 secondi. Sargenti aspetta di chiamare il rettano per il blocco. Attacca contro Lorenzetti, si butta dentro. La palla tocca la base del tabellone. A bersaglio, brutta notizia per Piacenza, con Matteo Samoggia che si alza allo scadere, non va nemmeno vicino al bersaglio, e quindi 61-52, fallo tecnico fischiato a Coach Stefano, che era in campo per richiamare un proprio giocatore. Fischio folle questo. Appena il primo fallo,
61 55 sono 10 punti recuperati, quindi nel senso abbiamo più rispetto che la stessa moggia, attenzione di nuovo che vuole entrare, ha portato a casa un altro fischio per non farlo male. Strappa il pallone, corre Leonzio in contropiede, si resta, aspetta che si sistema in campagna, si rialza a Sanguinetti, si può sistemare a Sanguinetti, si rialza a Michele contro il Maritore a centimetri di vantaggio, Sanguinetti 4 secondi per il tiro, si butta dentro molto bene, non arrivano i due punti perché non riesce a dare un giusto effetto alla palla, però porta a casa il fischio arbitrale per un fallo. Il cambio rientrerà tempestivo. Può uscire Leonzio che tuttora non aveva difficoltà in questa partita, 16 punti per lui, che aggiunge anche 5 rimbalzi. Prova il sesto punto.
vedere ma questa volta. Spazio fin da Dio, ma non se lo prende. Saltamente messo Mangrini. Ma la terra. Porta a casa il fischio. Fallo antisportivo. Fallo giudicato antisportivo da parte di Ruggero. Volta il piacere che sappiamo, non deve vedere che possesso. No, perché? Thank you.
comunque di Sanguinetti. E quindi rimessa da fondo. Gomitata di Bona al rimbalzo contro la testa di Matteo Maggiore e quindi fallo che porta il lunetto a Matteo Maggiore. Bersaglio,
doppia scena. Scalzi consegna a Ruggero con troppo spazio. Pesante! Triplo di Renzano! Più 14 Piacenza! 7-6-6-2! 2-30 da giocare! Ora prova a rispondere immediatamente! Tripla! Pazzesca, ma è una delle sue, ce l'ha nel farsi personale! Buona! Per lui, si tratta del 18° punto! Bellissima palla! Verdi e Romanti! 78-65, la partita si infiamma quando ci avviciniamo agli ultimi due minuti. Ruggero contro Sanguinetti che gli sporca il pallone. Bravissima Piacenza a non farsi travolgere dall'intensità degli ospiti, ma anzi di cavalcare per farla propria. Vediamo Leonzio contro Bona, aspetta l'uscita di Magrini, guarda il canestro, troppo lontano. Allora aspetta Sanguinetti, 5 secondi per affrettare. Tocco, chiede, 14 secondi di massimo di Piacenza. Piacenza con 3 secondi avrebbe dovuto provare la soluzione. Ma è quello della vita. Sanguine. Vola regolarmente, conduce tutto il giocatore offensiva, Bona. Non c'è fallo di Sanguinetti. Il bonus è raggiunto, sono due tiri liberi per Bona. C'è la possibilità di riportare 11 scambi. Una notizia, un giocatore come Bona fallisca il momento. In qualche modo realizza il secondo. 1-28 da giocare Piacenza, a più 12, 78-66. Leonzio supera la pressione di Ruggero, si ferma. Aspetta che i compagni si sistemino. Fa passare i secondi. In uscita per Rezzano che si alza, conclusione pesante! Rezzano cerca di mettere l'ipoteca sulla partita, ma attenzione a non dare per morta, non si muove. Cantone in palleggio, si butta dentro, aiuto di Rezzano, non arriva in tempo, due punti per Cantone. 81-69, non può funzionare, arriva il fallo di Cantone. Viaggio vedete per Massimo Rezzano, sta dando una zampata notevole per finire le partite con la tripla precedente, con i liberi a contatto in questo momento, tutto in piedi il Palasport di Largo di Sole, per applaudire quanto fatto in questi 39 minuti da biancorossi. Serve l'ultimo scatto, serve il tiro sprint, inizia bene con Rezzano che manda bersaglio il tiro libero. Due su due, Rezzano di 20 punti, 22 punti nella sua partita. Cantone sbaglia la conclusione, Banti conquista il rimbalzo, Piacenza vede il traguardo, vede il primo posto momentaneo in classifica. Sanguinetti si butta dentro, va a partire il tiro a bersaglio! Più 16, dilaga la Becker in questo finale e possiamo dirlo, Piacenza batte la capolista Orzinuovi, l'aggancia al primo posto e vedremo chi la raggiungerà, però Piacenza può dirlo, si gode la vetta, si gode un gioco sempre
più corale, sempre più convincente, sempre più solido. Due liberi intanto per Bona, mancano 28 secondi e 72, sono 16 i punti di margine, diventano 15, potrebbero diventare 14 con il secondo, così è. Prova fino alla fine Ruggero, gli arbitri non fischiano nemmeno il contatto, penso Ruggero stesso vorrebbe che fosse presente come fallo. Arriva la palla rubata da parte di Orzinuovi, corre Ruggero che deposita due punti, Sanguinetti sopra la metà campo, si arresta, in qualche modo non arriva la palla persa per una magia, Scanzi ha rubato palla, si alza con la tripla, nuovo avversario, esplode il Palasport, Piacenza batte da capolista, Piacenza vince 85 a 72.